nuovo video. Allora, oggi mi vedete da sola senza cami accanto, appunto perché questo, vabbè, sono i vlog che vi farò io in vacanza. E inizio adesso, visto che è la sera prima della partenza, per iniziare questo vlog comunque con calma, perché domani mattina sarò sicuramente piena di cose da fare. E in realtà è molto tardi, dovrei andare a dormire. Però mi viene difficile dormire, quindi mi sto continuando a preparare. Ho finito di fare le unghie perché non le avevo ancora fatte. Questa mano, questa sì, questa ancora andava finita. Tra una cosa e un'altra non ero riuscita. Anche oggi ho fatto un sacco di cose. Quindi niente, le unghie le ho fatte. Sono molto belle. Se le volete vedere meglio così, comunque ve le faccio vedere anche su Instagram. Se non l'avete ancora fatto, seguiteci su Instagram. Questi sono i nostri profili. Beh, questa sono io. E scusate se vedete quel top un po' sporco, probabilmente, perché ho appena finito appunto di fare le unghie e quindi tutta la polverina del gel mi è venuta addosso. In ogni caso, ho quasi finito di fare la valigia, cioè la valigia in realtà l'avevo finita nel video, soltanto che ho dovuto aggiungere le ultime cose che avevo detto che mi mancavano e le ho aggiunte, soltanto che tipo devo aggiungere le ciglia, perché noi abbiamo l'extension alle ciglia fatte in casa. Se non avete visto il video, abbiamo fatto una specie di tutorial, ve lo lascio qui sulla i. E questa è la colla che devo portare via, soltanto che Cami deve farsi le ciglia. Noi abbiamo comprato i ciuffetti su Amazon insieme alla colla, soltanto che li abbiamo finiti, li abbiamo riordinati, ma non ci sono arrivati in tempo, ovviamente. Ci arrivano la prossima settimana, quindi non usciamone. E allora ho deciso di comprare queste ciglia da Essence. Adesso non prendo fuoco, top. Eccole qua, che come potete vedere non ha tutta la striscetta nera, ma sono proprio tipo ciuffetti, quindi top perché li possiamo tagliare con le forbicine e attaccarli. Quindi niente, mi mancherebbe di fare questo, però devo ancora lasciarlo fuori. E niente, vado a fare la doccia e sistemare un po' la stanza perché mi urta tipo partire con la camera in disordine. Allora niente, vado a fare questo e ci vediamo dopo. Mostra un fra di misura mia. Allora raga, non avevamo la bilancia, ce l'abbiamo, non so più dov'è. Quindi, siccome la valigia pesa 10 kg, lei più o meno c'è. Lei pesa tipo Adesso 8 kg. Infatti la chiamiamo 8. No, vabbè, comunque adesso dobbiamo un po' capire quanto pesa lei e quanto pesa la valigia. via. Questa è la mia valigia, è così. Vai, Javi, prova te. Pesicchia. Mamma, ti 10 kg buoni. 15. Ma Io anche devo trovare la 10 kg. bilancia. Cioè, può prendere il cane. Ma con due braccia. Con un braccio. Ok, comunque, a parte il peso della valigia, che comunque penso che vada bene, alla fine ho deciso di portare anche il beauty. Ovviamente non lo porterò in aereo perché non posso, perché o porto il beauty o porto lo zaino, ma ho già deciso di portare lo zaino. Ma ho aggiunto il beauty e questo qui lo lascerò in macchina. Adesso vi spiego un attimo l'itinerario. Allora, praticamente partiamo da qua e arriviamo a Roma, pranziamo e poi mangiamo una bella carbonara così. E poi la sera prendiamo il volo dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. Poi vabbè, finiamo la nostra vacanza a Tenerife e una volta tornati resteremo altri 2 giorni a Roma. Quindi qua dentro ho messo i tacchi, il vestito che metterò per andare a ballare a Roma. In tutto ciò non vi ho ancora detto con chi parto, partirò col mio fidanzato e un'altra coppia. Sono a letto, Cami è pronta. Me ne vado. Ottime condizioni come sempre. Le mie bellissime unghie e ciao, e io adesso dormo. Allora, buongiorno, mi sono vestita e preparata, sono già pronta per uscire. E niente, questo è il mio outfit di partenza. Ci sono tutte le cose pronte e adesso scendo. Allora, siamo arrivati, adesso stiamo andando a mangiare, stiamo facendo un pezzo a piedi perché non ci si può passare con la macchina. E niente, ovviamente andiamo a mangiare la carbonara da Fortunata. Allora, siamo di nuovo in macchina, abbiamo mangiato come vi ho fatto vedere e siamo un po' di ritardo perché sono 20 alle 6 e alle 7:40 parte il nostro aereo. Vuoi raccontarci perché stiamo facendo Ci così hanno tardi? tamponato. Niente, quindi mi sono presa anche un colpo qua. Speriamo che nei giorni seguenti non mi faccia male. Comunque, niente, abbiamo perso un po' di tempo, quindi adesso stiamo andando in aeroporto. E niente, in realtà il check-in l'abbiamo già fatto, ci manca soltanto ovviamente di fare il controllo delle valigie. E poi dobbiamo lasciare la macchina al parcheggio, quindi bisogna prendere la navetta. Sì, la navetta che ci porta lì. Quindi speriamo di farcela, se no si perde il volo. Ho lasciato la macchina, adesso siamo nella navetta che ci porta all'aeroporto. E niente, ci vediamo quando arriviamo.
Ok, siamo arrivati, adesso dobbiamo fare i controlli per i nostri bagagli. Niente, poi ci imbarchiamo. Abbiamo fatto i controlli delle valigie, adesso ci imbarchiamo. Per fortuna va tutto bene, non ci hanno segnalato niente, quindi possiamo andare. Togliere la cintura adesso in questo stato. Così al bar per prendere giusto due cose da mangiare, visto che comunque è presto e ancora il gate non ce l'abbiamo. Stiamo andando al gate, è soltanto un bel po' presto, quindi boh, vediamo cosa fare. Ci stiamo imbarcando. Allora, abbiamo giocato a questo qui che tipo le parole tutte crociate, sì? Ha vinto. Sì, ha vinto. Celeste è lui, rosa sono io. Sono persona competitiva, no. E vabbè, comunque ci hanno portato il menù, diciamo. Quindi adesso vediamo un po' cosa prendere. Io pensavo di prendere questa e lui quella. Allora, alla fine abbiamo cambiato del tutto il nostro menù perché ci hanno detto che faceva schifo. Non era commestibile. Quindi abbiamo preso, vabbè, da bere le patatine e un panino che poi assaggeremo quando ci arriva. Oh. Certo, non muore. Tieni dritto. Allora, siamo arrivati in camera, in realtà siamo in un mini appartamento e vabbè, non vi ho ripreso nel frattempo, comunque dall'aeroporto abbiamo preso un taxi, siamo arrivati qua e poi vabbè, domani farò vedere comunque meglio anche il fuori, così. E comunque niente, questa è la porta di entrata, qua c'è subito la camera fatta così, poi c'è il bagno. Molto carino, manca il bidet, però non ci si può fare niente. Questo è il bagno con la vasca e tutto. E niente, questa è la cucina. Questo è il salotto. Niente, la televisione, tutto bla bla bla. E poi c'è il terrazzo, che vabbè, ho aperto. Niente, è fatto così, molto carino. E questa è la vista. Sembra di essere un po' in Grecia, con tutte queste cose bianche. Vabbè, comunque niente. Questo era il tour dell'appartamento, ve l'ho fatto subito adesso perché sennò poi diventa un casino. A parte la faccia distrutta, abbiamo fatto la doccia finalmente perché comunque dopo tutto questo viaggio mi sentivo sporca. Quindi vabbè, ovviamente doccia per andare a dormire. Ma c'è l'ascensore? Abbiamo scoperto adesso che c'è l'ascensore. Prima abbiamo portato le valigie tutte a mano. Vabbè. Comunque stiamo scendendo per andare a prendere l'acqua perché non abbiamo acqua. Se no stanotte non beviamo. Niente, io ho praticamente il pigiama. Lui si è dovuto vestire con la canottiera. Vuoi, alla faccia. Ok, basta. Vai, prendi. Quanto costa? E questo mi fa capire quanto vento c'è, ma quanto è caldo. Cioè, è caldissimo, sembra avere tipo una sciuga capelli che ti viene contro. Comunque, dopo un after e tutto questo viaggio, sono pronta per andare a dormire perché sono distrutta. Niente,
niente raga, vi saluto e ci vediamo domani con un nuovo vlog.